Apoteca Natura è un'azienda che fa parte del gruppo Avoca e qui ci troviamo nel pieno del settore farmaceutico. È una rete internazionale di farmacie che ad oggi si trova in Italia principalmente con circa 750 farmacie affiliate, in Spagna con altre 300 farmacie e in Portogallo con oltre 100 farmacie. Il prossimo passo sarà la Francia per l'anno prossimo. Noi siamo farmacie indipendenti, questo mi piace sottolinearlo, e sono tutte farmacie che diciamo, si uniscono per una serie di valori, una serie di specializzazioni che li fanno far parte della rete di farmacia Apoteca Natura. Specificamente nell'ambito dei servizi, diciamo che uno dei nostri punti di forza, o no, non so, speriamo di sì, però i punti di forza perché ci specializziamo moltissimo sulla differenziazione del punto di vendita della farmacia attraverso i servizi che si offrono, servizi personalizzati che si offrono alle persone, per cui seguire alla persona nel suo percorso di salute consapevole. Appunto, il nostro payoff è per una salute consapevole, ma vista non solo dal punto di vista dal consumatore, ma anche dallo stesso farmacista. La nostra intenzione come farmacia Apoteca Natura è integrare tutti i componenti, gli elementi della catena sanitaria, no? Per cui da il farmacista, l'infermiere, il medico, per cui tutti quelli che partecipano alla catena sanitaria. E che succede? Che la persona quando ha una piccola affezione di salute, il primo punto, diciamo, di contatto che ha con la catena è la farmacia. Però siamo consapevoli ovviamente di che c'è bisogno di un lavoro sinergico tra medico e farmacista. È per questo che abbiamo cercato di creare rapporti importanti con delle società scientifiche di medici in Italia, ma anche negli altri paesi. Nel 2016, se non ricordo male, 16-17, nasce un sistema che si chiama Health and Loyalty System, che è un sistema per collegare in maniera più diretta farmacista e consumatore. Da una parte il sistema ha un cruscotto specifico per la farmacia, dove la farmacia può, diciamo, avere una lettura veloce, immediata, il profilo di salute della persona. E dall'altra parte questa applicazione per il consumatore finale, dove si lega a una specifica farmacia del network dove può inserire dei suoi valori di salute piuttosto che informazioni ovviamente legate alla sua salute e così quando questa persona entra nella farmacia diciamo che ha un collegamento immediato e può essere anche passatemi il termine servita o consigliata meglio in maniera sempre lineare nella farmacia. Noi abbiamo voluto fare qualche anno fa insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'Università Cattolica di Roma uno studio specifico di farmacoeconomia dove abbiamo valutato come un servizio di prevenzione in farmacia poteva agevolare la spesa sanitaria del sistema sanitario nazionale. Abbiamo fatto una raccolta di dati a livello Italia e Spagna tramite il nostro servizio di prevenzione cardiovascolare in farmacia, che tra l'altro è anche diciamo, firmato non solo dalle farmacie Apoteca Natura, ma dalla Società Italiana di Medicina Generale e l'Associazione di Medici Diabetologi Italiani. E abbiamo visto con i risultati dello studio che sono stati presentati presso l'Istituto Superiore di Sanità che fare prevenzione in farmacia effettivamente aiutava, ovviamente qui abbiamo fatto un micro campione, no? Tramite le nostre farmacie diversi anni, però aiutava comunque a ridurre la spesa sanitaria perché stavi prevenendo fattori di rischio cardiovascolari importanti.